Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di BioBlu. Oggi vogliamo tornare a parlare di navigazione, di storia, e lo facciamo con un ospite, un autore, un fotografo, un navigatore, Galileo Ferraresi. Grazie per essere con noi. Grazie a te, Edoardo. Qualche mese fa, ve lo ricorderete, abbiamo avuto Galileo Ferraresi per parlare della navigazione nell'antichità, nell'età antica. Oggi invece vogliamo parlare della navigazione nel Medioevo, perché Galileo Ferraresi ha pubblicato un libro che è la continuazione del primo dedicato alla navigazione antica, Navigazioni medievali dall'Impero Romano al 1500. Ora, iniziamo però da una data, prima di allargare un po' questo discorso, e cioè il 1492. Quando a scuola studiamo questa data, la prima cosa che ci viene detto è che è stata scoperta l'America da Cristoforo Colombo, e ci si racconta tutta la storia di questa vicenda, come è arrivato Cristoforo Colombo a scoprire l'America, che cosa c'era dietro, il fatto che è stato investito di questa missione, insomma, di andare nelle Indie e poi scopre quasi casualmente l'America. Allora, Galileo Ferraresi, io direi di iniziare a capire un attimo una cosa, perché il suo libro non è soltanto un libro di navigazione, è anche un libro che cerca di gettare una luce diversa su dei fatti storici, in questo caso la scoperta dell'America. Lei scrive proprio sulla parte posteriore del libro e dice, pur essendo arrivato ultimo, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, ma prima di lui sicuramente ce n'erano altri. Ci vuole spiegare come è arrivato a questa conclusione? Beh, molto semplice. Io non dico che Cristoforo Colombo non abbia scoperto l'America, dico semplicemente che se lui l'ha scoperta, vuol dire che prima di lui in tanti l'avevano coperta. E questi che l'avevano coperta sono stati, in parte sappiamo che cosa hanno fatto e in parte possiamo dedurre che cosa hanno fatto, e ci hanno lasciato comunque documenti di tutti questi viaggi che hanno fatto in America, nelle Americhe, sia dalla parte dell'Atlantico che dalla parte del Pacifico. Ecco, una cosa interessante da cercare di capire, perché magari chi ci guarda si può chiedere questo, e cioè abbiamo delle testimonianze che l'America sia stata scoperta prima, cioè c'è qualche documento, qualcosa che ci può far capire che lì ci sono stati altri navigatori e che hanno cercato magari anche di dare dei nomi a questi luoghi? Certamente, uno famoso ad esempio è Marco Polo. Marco Polo arrivò in America passando dallo stretto di Bering e ci ha lasciato anche delle carte con le isole Aleutine, che sono quella catena di isole che collega l'America, il Nord America, con l'Asia. Poi ha dato dei nomi alle terre che sono nel Canada, ha dato dei nomi alle terre che sono sulla costa canadese del Pacifico e anche nel nord del Canada. Sono nomi che sono stati usati per secoli, fino al 1800, questi nomi. Li troviamo ancora nelle carte del 1800, questi nomi dati da Marco Polo a queste terre, questo per dirne una. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto è che a Fano è un paese delle Marche, ai primi del 400 muore il grande signore di Fano, e questo signore aveva addosso un vestito che era dipinto di rosso, una casacca dipinta di rosso, e questo rosso era ricavato con dei legni brasiliani. Ma qui siamo ai primi del 400, quindi siamo quasi un secolo prima che Colombo partisse. Cioè, questo uomo è morto con addosso un vestito dipinto con dei legni delle Americhe prima che Colombo nascesse. Non possiamo dire che Colombo è stato il primo, possiamo dire che ha scoperto l'America, ma non che è stato il primo. Chiaro. Ecco, però una cosa di tutto questo è interessante, come la narrazione ufficiale sia riuscita a far credere a molti tuttora che a scoprire l'America sia stato solo Cristoforo Colombo. Cioè, come è stato possibile gettare così coprire letteralmente, visto che stiamo usando questi verbi, tutta questa storia che è precedente al viaggio di Colombo? Allora, è un fatto molto semplice. Abbiamo un papa, cioè Colombo parte da Palos, parte dalla Spagna,
e una settimana prima è morto il Papa. È morto il Papa Innocenzo VIII, che era molto probabilmente il suo padre, ecco, il suo padre vero. E quando torna, il nuovo Papa è un Papa, è un Papa spagnolo, è il Borgia, Alessandro VI. E Alessandro VI che cosa fa? Usa la scusa di Colombo per dare tutte queste terre che sono dall'altra parte dell'oceano alla corona di Castiglia e di Aragona. In pratica fa in questo modo tutte le Americhe diventano di proprietà degli spagnoli. A riprova di questo, per confermare questo e per appoggiare tutto questo, una trentina di anni dopo abbiamo il nuovo imperatore e re della Spagna, che è Carlo V, in spagnolo è Carlo I, che è imperatore della Germania, imperatore d'Austria, re d'Italia, incoronato imperatore del Romano Impero a Bologna ed è anche re ovviamente della Spagna. Questo che cosa fa? Fa raccogliere tutte le carte che ci sono sul suo territorio, che era, ricordiamo, lui diceva che sul suo regno non tramontava mai il sole. Ecco, lui fa raccogliere tutte le carte geografiche che ci sono per correggerle, ufficialmente per correggerle. In pratica le raccoglie e le fa sparire, cioè fa sparire le carte dove esistevano le Americhe prima di lui, prima del 1530. Si sono salvate alcune carte, una ad esempio l'ho trovata io nell'archivio dell'Università di Bologna, dove ci sono le Antille disegnate 10 anni prima che Colombo partisse, e sopra le Antille c'è una galea veneziana con tanto di stendardo di Venezia. Oppure si sono salvati gli affreschi. Ci sono degli affreschi, con le Americhe, e siccome questi affreschi non si potevano togliere, non si potevano portare via, ci sono ancora in Italia, ci sono 3 affreschi con le Americhe disegnati prima di Colombo, dipinti prima di Colombo. Dove sono questi affreschi? Beh, abbiamo un affresco ad esempio in il Castello della Manta, che è in Piemonte, abbiamo un altro affresco che è nel Palazzo dei Papi, e un altro affresco invece è in Val, adesso non mi viene il nome. E comunque sono 3. Sì, sì, abbiamo questi 3 affreschi, sì, esatto. Ecco, la cosa sconvolgente di questo fatto è che in quel periodo si riusciva a far sparire le carte, che poi erano la fotografia del mondo allora conosciuto, per correggerle. Questa è una cosa che non accadrà soltanto in questo caso, nella storia questi fatti si ripetono, e però queste versioni ufficiali piano piano, anche grazie al suo lavoro, stanno cominciando ad essere a crollare, e quindi le altre versioni stanno venendo fuori. Possiamo dire quindi che i popoli che abitavano le Americhe probabilmente avevano già conosciuto altri europei prima di Cristoforo Colombo, avevano fatto già la conoscenza degli europei prima di Colombo. Certamente, certamente. Gli europei erano di casa nelle Americhe. Cominciamo a parlare ad esempio dei vichinghi. I vichinghi sono andati nel Vinland, cioè il Vinland è la zona del nord degli Stati Uniti, Terranova, quella zona lì, sono stati trovati gli insediamenti dei vichinghi in quelle terre. Poi non sono, ci sono stati per alcuni anni, anzi per dei decenni, i vichinghi lì. Addirittura una vichinga ha partorito in queste terre. Poi è tornata in Groenlandia, dalla Groenlandia è tornata in Norvegia, uno dei suoi figli, lei è nata a Roma, si è fatta suora, uno dei suoi figli è diventato vescovo, e abbiamo addirittura che il Papa nel 1350, quindi 350 anni dopo questi fatti, manda una lettera al vescovo di Norvegia dicendo che fine hanno fatto le nostre terre del Vinland. Quindi il Nord America era conosciuto da tutti, anche dalla Chiesa, abbiamo le lettere di questo. Abbiamo dei vescovi che sono andati in Groenlandia, che sono andati nel Vinland, su questo non si discute. Poi ci sono andati tutti, ci sono andati gli africani del Mali. Il Mali era un grande impero che prendeva più o meno tutto il Sahara, una grandissima parte del Sahara, il Senegal, fin quasi al Marocco. La capitale era Timbuktu. E due imperatori del Mali conoscevano perfettamente le Americhe, tant'è vero che uno ci è andato 2 volte, la seconda volta non è tornato,
Quindi partivano con delle navi, con centinaia di navi partivano queste, andavano nelle Americhe, andavano in Brasile e tornavano indietro. Quando Colombo e altri come lui se ne sono andati in giro per il centro e Sud America, incontravano i neri, incontravano queste comunità che vivevano già lì. Diciamo che addirittura Colombo è andato in America prima di Colombo, perché molto probabilmente c'è un periodo di 6 anni in cui si sa ben poco di quello che abbia fatto, e in quel periodo probabilmente è andato in America. Tanto è vero che negli accordi che lui scrive e firma con i reali di Spagna, scrive proprio per il viaggio che ho già compiuto e per quello che mi appresto a fare, a compiere, voglio ricevere questo, questo e quest'altro ancora. Quindi lui stesso dice di esserci già stato. Non abbiamo dubbi sul fatto che tanti siano andati nelle Americhe prima di Colombo. Questo no. Su quello che succede è un fatto di questo tipo. Facciamo finta che ci sia il paesino di montagna dove da che mondo è mondo tutti vanno a raccogliere l'acqua in una sorgente che è vicino al paese, dove c'è dell'acqua buonissima. Un giorno arriva nel paese un amico del sindaco e si mette d'accordo col sindaco e il sindaco concede in gestione a questo suo amico la sorgente, l'acqua della sorgente. Ovviamente quelli del paese non gliene frega niente, perché dicono: tanto ci hanno lasciato l'acqua, abbiamo sempre fatto così, cosa vuoi mai che cambi questo? Pian piano questo che cosa fa? Diventa il proprietario della sorgente, fa sparire tutte le carte precedenti e dimostra che è stato lui a scoprire la sorgente, e così la sorgente con l'acqua diventa sua e lui sarà lo scopritore di quella sorgente e potrà, finché gli pare, sfruttare l'acqua. Questo è quello che è successo con Colombo, con le Americhe, con i reali spagnoli, grazie alla complicità di un papa che proprio scrive: Colombo è nostro figlio prediletto, e nonostante ci siano stati degli altri ad andare nelle Americhe prima di lui, lui è lo scopritore. Punto. Ma lo scrivi in una bolla papale Alessandro VI. Non sto dicendo un documento chissà segreto o chissà che cosa. Certo, ma questo è un fatto molto importante, perché poi se andiamo a vedere lo sviluppo delle Americhe, soprattutto dell'America Latina, possiamo vedere come l'influenza spagnola sia stata profonda in termini di cultura, di lingua. Quindi il fatto che qualcuno si impossessi di alcuni territori e rivendichi il dominio su questi territori poi ha delle conseguenze che si protraggono nel tempo. Certamente, certamente, non dobbiamo scordarci che c'è stato anche un papa che ha dichiarato, non più di 20 anni fa, che se le Americhe sono cristiane lo dobbiamo a Colombo, se il Sud America è cattolico e il Centro America è cattolico lo dobbiamo a Colombo, e quindi su questo non si discute. Colombo è una figura che non si tocca. Perché? Perché è intoccabile. Addirittura noi abbiamo, a testimonianza di quello che dicevo prima, in San Pietro, cioè nel Tempio della Cristianità, nella chiesa di San Pietro, nella navata di sinistra, c'è la tomba del Papa Cibo, cioè del Papa, di questo Papa che era Papa prima che partisse Colombo, prima di Alessandro, dello spagnolo, del Papa spagnolo, di Alessandro VI, e sulla tomba di questo Papa c'è scritto: durante il mio regno, durante il mio pontificato, la gloria delle terre, della scoperta delle terre dall'altra parte dell'oceano. Sta scritto in San Pietro! Cioè, non sto dicendo una cosa che me la sono inventata lì così. Cioè, sta scritto in San Pietro: se nel Tempio della Verità c'è scritta una balla, allora crollano parecchie cose. Ecco, diciamo anche questa cosa, a compendiare tutto questo, che è molto probabile che, essendo la Chiesa cattolica in quel periodo, e non solo, il potere dominante, sa molte cose che al grande pubblico non è concesso sapere. Allora, io così, la dico così, ma nella Chiesa esiste l'archivio segreto Vaticano. L'archivio segreto Vaticano, che arriva fino al 1896, l'archivio segreto Vaticano è lungo 16 chilometri di scaffali. Se in 16 chilometri di scaffali, pieni di documenti, c'è qualche segreto, vuol dire che la Chiesa qualche cosa ha da nascondere, giusto? Naturalmente sa delle cose, come dicevo, che magari il grande pubblico vorrebbe, dovrebbe sapere, e però non sa. Adesso cerchiamo di capire un po' meglio, però mi incuriosiva questo fatto. Ecco, la navigazione, cioè la navigazione dall'antichità al Medioevo e
arrivando anche all'età di Colombo, com'era avventurarsi verso le Americhe in termini di tempo, di pericoli, di condizioni anche igienico-sanitarie? Cioè, com'era navigare in quel periodo? Allora, partiamo chiarendo una cosa. Esistono dei venti chiamati Alisei. C'è una circolazione di venti nel nord Atlantico, di questi Alisei, che scendono dal Portogallo, scendono lungo le coste nordafricane, attraversano l'Atlantico, arrivano ai Caraibi, dai Caraibi continuano a girare in tondo, tornano su verso le Azzorre e così si ritorna in America. Questo è il giro classico che si faceva 500 anni fa e che si fa ancora oggi quando si naviga in Atlantico. Nel nord Atlantico questo è... Tant'è vero che in inglese questi venti sono chiamati trade wind, cioè i venti del commercio. Senza questi venti non si sarebbe mai navigato. I venti e le correnti seguono questo andamento e la navigazione è tanto semplice, diciamo, che due ragazzi di Milano hanno riempito una macchina di polistirolo, l'hanno messa in acqua alle Canarie e sono arrivati ai Caraibi, senza motore, senza vele, senza niente di niente, solo spinti da un po' di vento e da un po' di corrente. Ecco, questa è la difficoltà di questo tipo di navigazione. Che non mi si venga a dire che è una navigazione difficile. Io la chiamo la traversata delle cassette da frutta. Ecco. Perché? Perché se metti in acqua una cassetta da frutta, prima o poi arriva dall'altra parte. Non c'è niente da fare. Il ritorno è più difficile, ma anche il ritorno, sfruttando un poco meglio i venti, si riesce a fare benissimo anche quello. Quindi dal punto di vista nautico questo tipo di navigazione è semplicissimo. È molto più difficile navigare in Adriatico che lungo queste rotte. Poi all'epoca si navigava con delle navi che erano molto peggiori, all'epoca sto parlando di 500 anni fa, le navi di 500 anni fa erano molto peggiori delle navi che usavano 1500 anni prima i romani o i fenici o i cartaginesi, ad esempio, per non parlare dei cinesi o degli indiani. Queste avevano delle navi che erano enormi. Le navi cinesi erano grandi qualcosa come 15-20 volte l'ammiraglia di Colombo. Ma anche nell'antichità le navi dei Micenei erano grandi una volta e mezzo l'ammiraglia di Colombo. Quindi diciamo che c'è stato un crollo della conoscenza delle navigazioni, soprattutto delle tecniche di navigazione, nella navigazione diciamo cristiana e spagnola. Ma il resto del mondo ha continuato a navigare. Ecco, quando leggiamo dei resoconti, per esempio, dei viaggi che i pellegrini facevano dall'Europa agli Stati Uniti, i primi coloni, si legge spesso delle loro condizioni, insomma, che questi viaggi richiedevano tanto tempo, che le condizioni su queste navi erano molto difficili, che non tutti addirittura arrivavano a destinazione. È davvero così o anche qui c'è molta letteratura? Allora, chiariamo una cosa. Come dicevo, ci sono questi venti costanti, questi alisei, anche nel nord Atlantico. Partivano dalla Groenlandia, dall'Islanda, dalla Danimarca e arrivavano nelle Americhe senza problemi. Perché? Perché loro facevano la rotta nord, dove il vento li aiutava ad andare di là. E tornavano con la rotta, diciamo, a sud, all'altezza dell'Inghilterra. Se uno parte dall'Inghilterra e pensa ad andare nelle Americhe navigabilmente col vento contro il naso, quella ragazzi se l'è voluta. Ecco, quindi i vichinghi erano più intelligenti e sapevano navigare meglio degli inglesi del 1600, del 1500-1600. Questo è un dato assodato. Cioè le conoscenze della navigazione e le tecniche di navigazione vichinghe erano migliori di quelle del 1600. Punto. Loro sapevano navigare, quegli altri dopo se lo sono poi inventato. Per cui è chiaro che se il Mayflower e altre navi quando arrivavano nelle Americhe ne arrivava una e altre due affondavano, perché avevano avuto dei problemi di navigazione, erano andati contro il vento, si erano impegnati per farsi male. Ecco, questo dobbiamo dirlo. Poi sì. C'è un'altra cosa da dire. I vichinghi erano un popolo nordico, era un popolo pulito. Cioè, i vichinghi tutti i sabati, tutti i vichinghi si lavavano, si cambiavano di vestito e andavano in giro a fare feste e baracca. Gli inglesi non si sono lavati per secoli, gli italiani pure. Quindi tutto questo portato in una nave vuol dire che lo sporco, l'umidità, si sviluppano malattie e quindi queste persone morivano.
nel 1500, 1600 le persone morivano di malattie perché navigavano, secoli prima non morivano perché si lavavano, perché mangiavano delle cose giuste che secoli dopo non mangiavano. Ecco, queste sono delle stupidaggini che però facevano la differenza fra campare e morire. No, indubbiamente, poi è chiaro che oggi il politicamente corretto impedisce di dire queste cose, perché altrimenti uno passa per, in questo caso lei potrebbe passare per nordicista in quanto esalta i vichinghi e critica gli italiani e gli inglesi che non si lavano, ma sono fatti storici, ovviamente ci permettiamo di dirlo senza nessun problema. Ecco, ma secondo lei perché c'è stato questo crollo nelle conoscenze della navigazione? Perché questa è una cosa che si avverte anche nel passaggio tra la romanità e sulla terraferma, tra la romanità e il mondo medievale. Perché a un certo punto non si fa tesoro delle conoscenze sulla navigazione precedente? Allora, succede una cosa molto semplice. La popolazione dell'anno 1000 era molto, molto minore della popolazione del 1500, tanto per cominciare. Nell'anno 1000 c'erano pochissimi abitanti sulla Terra. Soprattutto nel Nord America, ecco. E queste popolazioni, parliamo dei vichinghi ad esempio, i vichinghi arrivano nel Nord America, arrivano nella Groenlandia. La Groenlandia, faccio un inciso, si chiama Groenlandia, che deriva da Grunland, terra verde, perché all'epoca la Groenlandia era verde. Oggi è coperta di ghiaccio, ma all'epoca era verde, c'erano centinaia di fattorie, era molto più verde la Groenlandia della Norvegia. Quindi, quando questi vichinghi arrivano in Groenlandia, cosa fanno? Si impiantano lì e dicono: ma perché devo continuare a navigare quando qui sto tanto bene? E nel giro di un paio di generazioni, pochissimi vichinghi continuano a navigare e a commerciare con l'Europa. Tant'è vero che poi passano i secoli, i vichinghi navigano sempre meno e i vichinghi da popolo di razziatori, perché in effetti sono partiti come razziatori, il vichingo viaggiava sempre con la spada e il bilancino per pesare l'argento e l'oro che rubava. Ecco, questi vichinghi che cosa fanno? Diventano loro a loro volta razziati, perché arrivano le nuove generazioni, arrivano i nuovi popoli. La Groenlandia probabilmente è stata spopolata di colpo, si è spopolata di colpo perché probabilmente sono arrivati gli arabi, sono arrivati i pirati saracini che hanno preso questi vichinghi della Groenlandia e anche dell'Islanda in parte e se li sono portati via come schiavi. E così è finita una civiltà, quella della Groenlandia. Quella dell'Islanda è stata duramente colpita, anche questa, le Faroe. Si cambia, sì. Si cambia. Una civiltà non è che raggiunto un picco, resta su quel picco e si mantiene su quel picco. No, pian piano comincia a scendere. È così, la storia delle civiltà, le storie del mondo sono così. Continuamente noi abbiamo delle civiltà nuove che nascono, si sviluppano, crescono pian piano e hanno dei picchi, aumentano i picchi. Speriamo che ogni picco sia superiore al picco precedente e ogni crollo il minimo sia superiore al minimo del crollo precedente. È così questo che noi chiamiamo sviluppo. Però a un certo punto c'è il crollo della civiltà. Ecco, in conclusione, Ferraresi, quando si potrà sperare che un giorno nelle scuole, nelle università, si cominci ad approcciare, per esempio, la storia in modo diverso, la storia in questo caso di Cristoforo Colombo, e non ascoltare sempre le solite favole che ci raccontano, facendocele studiare così, un po' per forza, ma che non hanno attinenza alla realtà dei fatti? Beh, questa è una domanda a cui è ben difficile rispondere. Ecco, posso dire solo che grazie anche a BioBlue, il mio libro precedente, quello sulle navigazioni degli antichi popoli, questo libro, è stato usato alcuni mesi fa in una scuola romana. Quindi qualche cosa sta cambiando. Ecco, siamo contenti che anche grazie a noi questo tipo di informazioni possano circolare e arrivare a un pubblico più vasto, se non altro anche per stimolare il dibattito, il dialogo, per far anche, porsi delle domande diverse e non accettare supinamente quello che viene proposto dall'informazione cosiddetta mainstream o dall'educazione imposta dall'alto. Io ringrazio moltissimo Galileo Ferraresi per essere stato con noi oggi.
Grazie a te, Edoardo, grazie a tutti. E grazie a voi per averci seguito. Io vi do appuntamento ad un prossimo approfondimento. Grazie a tutti.